Un cimitero di guerra nel 1921. Uno dei tanti sparsi nel Veneto. Segnano le sepolture cannoni rivolti verso il cielo. Lamiere ritorte. Ruote di cannoni. Motori di aerei abbattuti. E tanti altri cimeli. Tutto è già coperto dalla ruggine e dai segni del tempo. Anche se la Grande Guerra, il primo conflitto planetario della storia, è terminata solo da 3 anni. È stato uno degli eventi più drammatici del Novecento e tra le sue tante vittime c'è anche un numero enorme di soldati rimasti senza nome. Nasce quell'anno l'idea di onorare tutti i caduti con i resti simbolici di un solo combattente anonimo. Con i resti di un corpo che non è stato identificato e che non lo sarà mai. Nel 1920 erano stati i francesi ad erigere a Parigi, sotto l'Arco di Trionfo, il primo e forse il più famoso monumento al soldato ignoto. Anche per la Francia, quella era stata la guerra più sanguinosa di tutta la sua storia e i caduti dell'Armée si sono contati a milioni. Altri monumenti sorgono un po' ovunque, anche oltreoceano, come quello celeberrimo collocato all'interno del cimitero di Arlington, vicino a Washington, dove il soldato senza nome riposa accanto ai protagonisti della storia degli Stati Uniti. In Italia l'idea di ricordare in questo modo i 600.000 soldati morti durante la Grande Guerra viene dal colonnello Giulio Douai, il fondatore dell'Unione Nazionale Ufficiali e Soldati che nell'agosto del 20 così scrive sulle pagine del periodico Il Dovere. Tutto sopportò e vinse il nostro soldato. Perciò al soldato bisogna conferire sommo onore, quello cui nessuno dei suoi condottieri può aspirare. Neppure nei suoi più folli sogni di ambizione. Nel Pantheon deve trovare la sua degna tomba, alla stessa altezza dei re e del genio. L'idea di Douai è accolta con entusiasmo, ma sul posto dove collocare la tomba c'è un'altra proposta. Da 10 anni spicca tra le architetture medioevali e barocche della vecchia Roma il complesso del Vittoriano, un monumento commissionato alla fine dell'Ottocento all'architetto Sacconi per celebrare la memoria di Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia e l'artefice dell'unità nazionale. Un gigante di marmo che si è fatto largo negli spazi angusti della Roma medievale. Appena terminato, i romani lo guardano con il distacco tipico del loro carattere. Lo vivono come un corpo estraneo e lo frequentano più per curiosità che per rendere omaggio a quel piccolo re piemontese raffigurato da una mastodontica statua di bronzo. La sua architettura greco-romana, così perfetta e imponente, arriva a diventare persino un set ideale per girare i primi film muti in costume. Ai registi del tempo basta infatti qualche fondale di tela per nascondere la vista dei tetti della città, e poi toghe, pepli e corazze di cartone per ricreare l'ambientazione affascinante della Roma dei Cesari. Per molti è quello il luogo ideale per onorare il sacrificio compiuto da tutto il paese negli anni del conflitto. Il ricordo dei caduti avrebbe trovato così nel monumento al milite ignoto la sua espressione più alta, e il Vittoriano avrebbe assunto davvero il ruolo di tempio nazionale. E anche sul posto dove verrà inumato il soldato senza nome sono tutti d'accordo. Sarà lì, proprio al centro del primo livello, sotto la Dea Roma e in linea con il monumento equestre di Vittorio Emanuele II.
In questo modo, quando l'enorme cancellata si abbassa come un sipario e si comincia a salire la lunga scalinata, la tomba sarà subito visibile. Il Vittoriano acquisterà così un nuovo significato, unendo alla commemorazione del primo re d'Italia il ricordo dei caduti. Il 20 giugno del 21 il ministro Rodinò presenta un disegno di legge che impegna lo Stato a rendere gli onori più solenni alla salma di un soldato senza nome. Poi, ad agosto, si nomina una commissione che ha il compito di rintracciare caduti ignoti in tutti i posti dove si era combattuto fino a 3 anni prima, dal Carso agli Altipiani, dalle foci del Piave al Montello, e di scegliere poi il corpo che sarebbe stato tumulato al Vittoriano. Il tutto deve avvenire nell'arco di 2 mesi, per poter celebrare la cerimonia a Roma proprio il 4 novembre, anniversario della vittoria. Al termine delle operazioni di raccolta vengono selezionate 11 salme che sono prima composte a Gorizia, in bare di legno grezzo, tutte uguali una all'altra, e trasferite poi, il 27 ottobre, nella Basilica di Aquileia. A indicare quale di quegli 11 corpi avrebbe rappresentato il sacrificio di tutti i caduti viene chiamata una donna di Trieste. Dalle carte risulta che il suo nome è Maria Bergamas e che suo figlio Antonio, di leva nell'esercito austriaco, aveva disertato per andare a combattere con gli italiani. Risultava poi disperso in battaglia sul Monte Cimone e il suo corpo non era stato mai identificato. Il giorno dopo, la donna entra nell'antica basilica mentre all'esterno attende una folla silenziosa e commossa. Sfila lentamente davanti alle 11 bare allineate nella navata centrale. Si ferma davanti ad una, con decisione, senza parlare. Quello che accade nei giorni seguenti ha dell'incredibile. Nonostante che in quel momento la situazione nel paese sia tutt'altro che serena, scossa ancora dai moti e dai disordini provocati fin dal dopoguerra dagli scontri violentissimi tra socialisti, anarchici e squadre di fascisti. Nonostante ci sia stata e si senta ancora una forte critica verso chi aveva voluto la guerra e contro chi l'aveva combattuta, al punto che spesso gli stessi reduci sono malvisti. Ma, nonostante ciò, il complesso celebrativo di quei giorni e la cerimonia del trasporto della salma a Roma risulta, a detta dei cronisti dell'epoca, la più grande manifestazione patriottica corale che l'Italia unitaria abbia mai visto e che mai vedrà per tutto il resto del secolo, potremmo aggiungere oggi. Dopo il gesto di Maria Bergamas, la bara viene collocata sull'affusto di un cannone che è ancora conservato nel Museo del Risorgimento di Roma. Lo trainano cavalli addobbati al lutto. Un corteo di reduci, di madri e mogli di caduti giunti da tutto il Veneto, la segue fino alla stazione ferroviaria di Aquileia, dove è posta su un vagone. La mattina dopo, in un bagno di folla, il treno si muove. Viaggerà lentamente, per 4 giorni, sulla linea Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma. 800 chilometri tra 2 ali di gente. È uno spettacolo straordinario e soprattutto spontaneo, espresso da persone di tutti i ceti sociali che partecipano ogni